L'amministrazione comunale di Livorno utilizzerà questi infuocati mesi di estate non solo per allietare le notti dei livornesi con una infinità di baccanali, ma anche portando a termine, ove possibile, i lavori pubblici promessi. Sappiamo che la necessità di calendarizzare meglio gli interventi in relazione alle necessità della popolazione ha imposto al sindaco di specializzare la gestione e la vigilanza delle opere pubbliche in corso di esecuzione, assegnando la relativa delega al nuovo assessore Mirabelli, mentre Viviani, madrina dei bandi che hanno generato il discusso restyling di Via Grande e zone limitrofe, si limiterà ad una sorta di supervisione. In piazza Colonnella, teatro di una corale inaugurazione, Viviani si è detta felice di avere recuperato a regola d'arte uno spazio urbano di transito, altrimenti esposto alla sosta selvaggia dei motocicli e a un utilizzo improprio soprattutto per le ritrovate fontanelle. Salvetti, da parte sua, dopo aver lodato la ditta appaltatrice per la tempestiva esecuzione dei lavori terminati il 24 giugno scorso, ha ricordato che le piazzette di piazza Colonnella, autentico biglietto da visita per chi entra in città dall'area portuale, hanno un valore non banale, al pari di quanto il Comune di Livorno sta facendo per nobilitare il pavimento di Via Grande con la nuova attosissima piastra di mattonelle. Meno bene le cose stanno andando in Venezia, dove pare non avere termine la colossale operazione di realizzazione del nuovo ponte della Venezia. Corse contro il tempo per rendere almeno percorribile l'area in occasione dei mercatini di effetto Venezia, ma intanto pare che il sofferto cantiere, cresciuto in prossimità dello storico fosso, abbia conosciuto una iperfetazione e ora insista direttamente sulla strada, costringendo al senso alternato regolato da due semafori di occasione le vetture in entrata e in uscita tra la chiesa di San Ferdinando e piazza del Luogo Pio.